noi facciamo dalla produzione, diciamo, dallo stampaggio a caldo fino alle macchine finite. Facciamo utensili, che è il nostro grande core business, utensili per tutte le scavazioni meccanizzate di tunnel e di pozzi. Questo è il nostro grande core business nel mondo minerario, nel mondo industriale. Più facciamo macchine, diciamo, per l'ecologia e per l'escavazione, diciamo, di tunnel. Il nostro mercato, diciamo, è nel mondo. Nel mondo, in funzione dei tipi di prodotti che possiamo dare, consegnare, la nostra clientela mondiale oggi ci porta l'86% di turnover verso l'estero. Siamo nati qui a Silla e abbiamo circa 8 stabilimenti sparsi un po' in tutta, sia l'Appennino, che il più grande là che abbiamo, è a Campiglia, dove facciamo grandissime carpenterie, diciamo, carpenterie saldate e lavorate di macchine utensile. Questo è dove costruiamo le grandi infrastrutture, oltre a 100 tonnellate. Oggi la visita è il vicequestore, il maggiore dei carabinieri e CNA. È un grande giorno per me, è importante che questi personaggi, che praticamente sono nelle nostre istituzioni pubbliche, conoscano le realtà della nostra montagna. Questo è molto molto importante. È un piacere averli avuti qui. Silvano Palmieri è prima di tutto un amico, e questa è anche la dimostrazione che tutte le volte che bussiamo alla sua porta ce la apre, anche in questa occasione. Ma dopo l'amico c'è il grandissimo imprenditore che si è fatto da niente, è diventato leader mondiale nel suo settore e insiste in questo territorio che purtroppo ha tutti i deficit che purtroppo conosciamo, delle infrastrutture e quant'altro, e Silvano Palmieri è uno dei tanti, perché abbiamo la fortuna che in Appennino dei Silvano Palmieri ce ne sono tanti altri. Speriamo che le istituzioni, che le amministrazioni pubbliche, che la politica incominci veramente a riconoscere che l'Appennino non è terra marginale solo perché siamo in montagna, ma un terreno, una zona dove ci sono delle eccellenze mondiali. Quindi chi mi ascolta e chi mi vede dei politici, dateci una mano. Ho avuto l'onore, il privilegio e il piacere stamattina di conoscere la realtà di Silvano Palmieri, che con il suo entusiasmo, la competenza e la professionalità mi ha fatto conoscere un mondo assolutamente per me sconosciuto e fantasioso, anche perché con queste macchinari e con questa voglia di fare, di esportare nel mondo una competenza che nasce nel territorio bolognese, è sorprendente, ma va più che altro curata, incentivata, soprattutto poi dalle varie componenti bolognesi, che devono assolutamente avere uno spirito per spingere ancora di più rispetto a questa realtà, soprattutto per dare lavoro ai giovani che sono in questo territorio e per farli rimanere ancorati a questa realtà. Quando abbiamo pensato di venire in Appennino non era facile, perché sappiamo l'Appennino, i problemi, la mobilità, e invece sin dal primo anno c'è stato un interesse, una voglia che ci ha veramente stupito. Gli allievi, i ragazzi, dicevamo ma chissà chi potrà andare, no, subito dal primo anno la scuola contentissima, la professoressa Macario contentissima, i ragazzi hanno cominciato a dire già a settembre dell'anno scorso, quando è che iniziamo, quando è che lo facciamo? Questo può essere solo, diciamo che, come diciamo noi, diversamente giovani, senior o boomer, il rapporto tra queste generazioni, che dovranno studiare molto perché il mondo sarà più difficile, c'è stato proprio questo travaso, diciamo, di voglia di conoscersi tra loro, e i nostri anziani si sono trovati benissimo, loro hanno detto ma sono nonni ma sono diversi dai nostri nonni, e hanno usato tanta pazienza, tanta energia, tanta passione, che guardi, ci si allarga il cuore, perché dice beh, abbiamo dei ragazzi in gamba, e ci sono delle scuole Aldini, Montessori, che
sono ok. Noi ringraziamo CNA e CNA Pensionati perché ci ha dato un'occasione unica, che già da 8 anni è presente alle Aldini Valeriani, ma che a noi interessava molto portare qui in montagna. È stato un successo clamoroso. È la seconda edizione, i nostri senior sono diventati una classe, ma ciò che devo dire è che sono veramente emozionata, perché è stato molto sottolineato l'aspetto umano, cioè l'aspetto di relazione che è mancato ai ragazzi in questi 2 anni di Covid, e anche ai diversamente giovani è mancato. Per cui imparare delle cose interessanti, avere questo rapporto peer to peer tagliato sulle esigenze di chi questa volta era nella veste di alunno, in un rovesciamento di ruoli che vede i ragazzi estremamente responsabilizzati. Grande felicità, contentezza, sensibilità, i ragazzi sono meravigliosi e guai a chi ne parla male. Noi partiamo da tanti anni fa, quando CNA ha deciso di, con l'allora nostro socio Orlando Masini, questa collaborazione con la scuola, perché la scuola è la formazione, la scuola è coloro, sono coloro che entreranno poi nelle nostre aziende, e quindi la scuola è necessaria. E in questa occasione abbiamo anche trovato appunto questa sinergia con i pensionati, perché con queste nuove tecnologie, che purtroppo per noi che non siamo più giovanissimi abbiamo difficoltà ad affrontarle, e abbiamo creato anche qui in montagna questa sinergia con la scuola, e devo tanto ringraziare la dirigente scolastica, perché veramente abbiamo bussato alla porta e lei ce l'ha aperta subito, appunto perché i ragazzi che oggi hanno dimestichezza in queste tecnologie, e poi in più hanno anche la preparazione perché la studiano, e ci stanno dando una mano per capire un attimino un po' cos'è lo speed, cos'è il cellulare, cos'è l'iPad, perché come ha detto anche stamattina dalle forze dell'ordine, la truffa è in agguato, e quindi cercare di avere un po' più di dimestichezza proprio per non incappare nella truffa. Una bella occasione oggi che ha visto le nuove generazioni unirsi per via del digitale con quelle dei senior. È stato un momento di incontro importante che ci ha permesso di raccomandare sempre le persone che si sentono vittima delle truffe online e del digitale in qualche maniera di denunciare, presentarsi, troveranno ascolto presso le caserme del territorio, perché ci daranno la possibilità di investigare e di assicurare alla giustizia i presunti colpevoli. Io non voglio creare allarmismi, ma sicuramente un approccio più serio e più basato sul confronto serve tantissimo. L'iniziativa a cui partecipo è l'ennesima, di CNA Pensionati con le scuole dell'area bolognese, è entusiasmante perché permette ai meno giovani di avere una capacità informatica più approfondita, e soprattutto poi ai più giovani di capire quelli che sono gli insegnamenti che nella storia rimangono sempre, quelli che sono i detti dei nostri nonni rimangono sempre comunque. Sì, un'iniziativa davvero molto bella che dà il senso di come in questo territorio la scuola e i protagonisti come CNA e CNA Pensionati si uniscono, lavorano insieme per affrontare un tema davvero molto importante di questo tempo, la transizione digitale, le trasformazioni che non possiamo in nessun modo arrestare. Possono però escludere qualcuno, e noi vogliamo che il progresso invece riguardi tutti i territori e tutte le persone all'interno delle nostre comunità. Quindi davvero grazie alla scuola che si mette a disposizione del territorio, CNA Pensionati che ci fa capire e comprendere come si possa essere diversamente giovani ma pieni di entusiasmo e voglia di essere protagonisti della vita delle comunità. Io credo che debba essere valorizzato molto, ma proprio seguendo questa strada della digitalizzazione, cioè
Io ho visto con il problema delle terme di Poretta, effettivamente le terme di Poretta hanno una grande storia, hanno mille proposte che si possono veramente creare, portare all'attenzione della gente e al servizio della gente. Ma c'è il problema della comunicazione e quindi manca completamente tutto il discorso della digitalizzazione. Ecco che allora nel momento in cui noi abbiamo preso il possesso dell'organizzazione di Poretta, il primo impegno che noi ci siamo presi è stato quello di vedere cosa sono veramente queste sorgenti termali, cosa fanno. E poi quella della digitalizzazione, cioè io voglio dirigo le terme, voglio lanciare le terme, non solo a Poretta, ma io voglio lanciare le terme in America, la voglio lanciare a livello nazionale, internazionale, e quindi è chiaro che riesco solo attraverso la digitalizzazione.